Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale Svapori Build. Oggi, come di consueto, il martedì andiamo a parlare di aromi, in questo caso di un brand che non vi ho parlato molto molto spesso. Stiamo parlando di Angolo della Guancia. In particolare vi porterò un aroma, ma prima di cominciare la recensione vi invito a iscrivervi al canale. Per me è molto importante che voi vi iscriviate al canale, a commentare il mio video sotto un commento, purché sia costruttivo, mi fa sempre piacere, e a condividere i miei video se volete che il canale mi cresca più velocemente possibile. Detto questo, vi ringrazio e oggi andremo a parlare del Black Cavendish 1585. Purtroppo non ho la boccetta dell'aroma, ho il liquido già pronto, quindi a questo punto andiamo a vedere cosa dice il produttore. Le boccette sono da 10 ml all'interno di una scatolina di cartone, quindi andiamo a vedere la descrizione del prodotto. Quasi 500 anni di storia. Correva l'anno 1585 quando un caso fortuito permise all'ammiraglio Cavendish di creare questo particolare tabacco. La ricerca e la sperimentazione ci hanno consentito di offrirvi la nostra personale produzione. Un Black Cavendish tutto italiano. Tutto made Angolo della Guancia. Diluizione consigliata 10%, io l'ho fatto al 10%, il mio ha una maturazione di 5-6 mesi, quindi è più che maturato. Vi faccio vedere il colore che ha il liquido fatto al 10%. Il colore del liquido fatto al 10% è questo, è un marroncino abbastanza chiaro. E andremo a fare la prova di svapo sull'Imperia con 6 spire di Cantala 1, 0,28 su punta da 2,25, resistenza da 1,2 ohm. All'interno il Cavendish 1585 di Angolo della Guancia. Allora ragazzi, che dire di questo Cavendish 1585 di Angolo della Guancia? Allora, partiamo come sempre dalla carica aromatica che ha il liquido fatto al 10% e devo dire che al 10% ha una carica abbastanza normale, non è, diciamo, carico, non è neanche blando. Diciamo che è abbastanza delicato, però il gusto si sente, il sapore c'è. Quindi al 10% ci può stare. Per chi è abituato a sapori forti e intensi, io vi consiglio di andare oltre il 10%, magari farlo al 12%. Detto questo, andando a parlare del liquido, è sicuramente un Cavendish abbastanza secco, non è un Cavendish, diciamo, cremoso, non è molto molto fermentato. Si sente molto poco la parte fermentata, si sente molto la parte paglierina e devo dire che non si sente neanche moltissimo la parte fruttata. Ecco, si sente molto la parte paglierina e si sente una leggerissima parte mielosa del Cavendish, però comunque risulta sempre molto molto secco. Ecco come Cavendish. È un Cavendish abbastanza lineare, non è un Cavendish pieno di sfumature, ecco come magari siamo abituati a sentire nel Cavendish di Claymore Vape oppure nel macerato della tabaccheria. Ecco, per intenderci, è un Cavendish abbastanza lineare, molto molto semplice e molto molto secco dal mio punto di vista. E quindi ragazzi, se dovessi dare un voto a questo Black Cavendish 1585 di Angolo della Guancia, faccio ancora qualche svapata, gli do un 7 ragazzi, gli do un 7 perché lo sento abbastanza piatto, lo sento un po' troppo troppo semplice e lo sento abbastanza
monocorde, e quindi io più di un 7 non riesco a dargli. Ecco, io amo i Cavendish con più sfumature, un po' più rotondi. Invece devo dire che questo Cavendish è abbastanza piatto, e quindi più di un 7 non riesco a dargli. Ecco, quindi ragazzi, se vi piace il Cavendish e vi piace un Cavendish abbastanza secco e con note diciamo paglierine, diciamo che questo Cavendish vi potrebbe piacere. Invece se cercate un Cavendish molto fruttato e cremoso, io vi direi di orientarvi sicuramente su altri Cavendish. Quindi ragazzi, io penso che non ci sia altro da dire. Se vi è piaciuto il video, mettete un like, iscrivetevi al canale, commentate il video sotto e ditemi cosa ne pensate di questo Cavendish, se l'avete provato. Condividete il video se mi volete supportare. Vi lascio con l'ultima svapata di Black Cavendish 1585 di Angolo della Guancia. State tornati e ci vediamo al prossimo video. Ciao!